eccoci qua con un nuovo video. Ragazzi, siamo qua nel mio canale YouTube. Ma troverete un video anche nel canale YouTube di mia sorella Nancy. Quindi mi raccomando, dopo aver visto questo video, volate sul canale di Nancy e andate a vedere anche il continuo del video, perché come al solito carichiamo sempre un video sul mio canale e un continuo sul canale di Nancy. Sì, finalmente le nostre esperienze paranormali. Cioè, io sto male perché voi non sapete, oddio, c'è un moscerino posseduto dal demonio. Voi non sapete, praticamente la cosa importantissima che dovete sapere è che questo video ce l'hanno richiesto in tantissime persone. Tanti. Io non l'ho mai voluto fare perché io solo a sentire la parola paranormale già devo fare la cacca, mi faccio cacca sotto. Perché cioè, mia sorella non ha nemmeno il coraggio di vedersi il film horror da sola, ma neanche in compagnia. Cioè, le odia. Quindi figurati, io penso di essere la persona più paurosa di questo mondo. Cioè, se tu adesso dici, ma all'improvviso manca la corrente, io non mi trovo più perché mi nascondo sotto al letto. Tipo così, sono la persona più paurosa di questo mondo. Sono la persona che quando tipo ha fatto l'alba dei morti viventi, quei film là, io non ho dormito per una settimana. Anche se non l'hai visto, anche se non lo vedevo così. Comunque, cioè, sono proprio una cacca sotto per eccellenza. Ti fai il buco, io mi spavento. Insomma, avete capito. Contaci, dai, sono curiosa. A me invece piacciono un sacco. Lei poi è il contrario di me. Infatti, vedete anche il video di Nancy, perché lei è il contrario di me. È tipo una strega posseduta. Cioè, mi fa gli scherzi, è un demonio. Fa gli scherzi, è un demonio. Cioè, io ho paura a volte che mi uccida nel sonno perché è pazza. Cosa vediamo oggi? Che è il suo film? Non muore nessuno, un po' di sangue. Sì, palle. Io così, vabbè, comunque. Una cosa stranissima che mi è successa. Ma io se ci penso veramente sto male. No, ti giuro, sto male veramente. Praticamente io, raga, quando ero piccola, ero piccolina. Io questa la so già. Io quando ero piccola avevo un problema. Non lo so se era un problema. Un solo problema psichiatrico o paranormale, non lo so, ditemelo voi. Cioè, praticamente la notte io, praticamente quando mi mettevo nel letto e dovevo dormire, non riuscivo a dormire perché vedevo tutti i coccodrilli addosso. Cioè, secondo me è normale. Noi stavamo veramente nella stessa stanza, dormiamo quando eravamo piccole. No, e lei mi svegliava e mi vedeva. Io vedevo, ma da sveglia, non è che tu dici stai dormendo, no, sì. Da sveglia io vedevo dei coccodrilli, ma veri coccodrilli, su tutte le pareti di tutto il letto, attorno alla mia stanza. Io vedevo un mare di coccodrilli. Ma volavano? No, camminavano, erano veri, ti giuro. Sera vedevo un mare, forse era un progetto, no, era un coccodrillo, non mi sfottere, io vi giuro che mia mamma voleva portare dallo psichiatra. No, ma perché lei perché mi svegliava prima male. Me io dicevo, ma non ci sono coccodrilli, svegliava mia madre sì. Non ce la faceva più. Venne un periodo che io vedevo sempre su quello e non dormivo più, e mia mamma diceva, vieni a dormire nel mio letto. Andavo là, mia mamma diceva, per farmi conto, diceva, vedi, i coccodrilli li abbiamo lasciati nella tua stanza, adesso la mia stanza ci sono. Io li vedevo anche là. Comunque è durato, mi diedero anche una spiegazione, perché dice, cioè, io ho i coccodrilli, ma che esperienza è una esperienza paranormale, raga. Io l'ho terrorizzata veramente. Comunque non lo so, poi era, si è tolta sta cosa, ma meno male. Però c'era un problema proprio di paranormale, sì, c'è il coccodrillo nel mio cervello. Comunque, la seconda storia che volevo raccontare, questa è una cosa veramente molto paurosa. Sì, immagino. No, ti giuro, sì. Allora, una volta vedevi i canguri? No. Allora, io ero a casa da sola e considerate che praticamente nella casa dove abitavamo prima, no? Che stavamo prima, noi avevamo un gatto. Che praticamente non c'è più questo gatto, perché c'è morto, bellissimo il nostro gatto Trilli. E praticamente che è successo un giorno, era un gatto persiano molto peloso, bello. Bellissimo. Stavamo solo io e il gatto, mi lascio immaginare, all'improvviso, ma io non c'ero. No, tu non c'eri, no, tu non c'eri, c'eravamo solo il gatto, all'improvviso io, il mio gatto era un po' pazzo, grazie a Avatar, da mettere queste cose, era un gatto che l'aveva fatto mia sorella, aveva fatto venire un gatto indemoniato. Praticamente cosa c'è? I gatti, ragazzi, state attenti, sono degli animali proprio che sono, comunque hanno dei poteri magici. E infatti a me è successo questo fatto. Cioè, praticamente io girai a guardare il gatto e all'improvviso vidi il mio gatto che guarda, fissava tipo il vuoto e aveva, ti giuro, ti giuro,
e aveva, ti giuro, ti giuro, davvero, io non c'avevo, cioè aveva gli occhi, erano tipo dilatati, non so spiegare, erano diventati due palle. Lui aveva gli occhi arancioni rossi. Ma gli occhi erano diventati due palle di fuoco comunque, e poi era tutto azzuffato il pelo, tipo come se, come vedete, presente il gatto quando si azzuffa, che vede qualcuno. Così, però c'era niente, cioè nel vuoto. Io così, c'erano, io prima rimasto, non lo so, comunque io mi cadevo sotto in giù. Tutto in giù. Comunque così, io trilli, io così, ma no, ma che ci stai? Io ma che ci stai? Io no. Pure che c'era le date, ma comunque non c'era nulla. Sto gatto come se vedesse i fantasmi, le cose, comunque ma io... come hai fatto? Ti sei fuggito? Io non sono scappata. Cioè, non lo so, ma... No, perché all'epoca c'era una mia amica che abitava di fronte a me, e da me sono scappata, l'ho chiuso dentro, ho detto addio, vedetelo tu e fantasma, me ne vado, ho bussato alla mia amica e me ne sono andata, e poi ovviamente non gliel'ho detto sta cosa, per non passare per la paurosa. E ma come mai? Perché sono andata là, tipo con l'affanno, ma ci sono venuta a trovare, ma che è successo? No, no, la stavo correndo, sai, dovevo raccontare. Comunque c'è paura pure di un gatto. No, ma c'è comunque c'erano i fantasmi quel giorno in casa, sicuro. Etica. La terza. Questa è più bella, dai, questa storia. No, la guarda, più bella. Ma come se ci penso, mi dai piangere, che bella. Uffa, volevo che succedeva a me, almeno vedevo il fantasma. No, cioè vabbè. La terza storia che mi è successa al campeggio. Perché il campeggio è proprio il posto più, secondo me, pauroso dove avvengono. Ma no, ma c'è paura di tutto, no, guarda. Io come si faceva buio nel campeggio? Si faceva buio nel campeggio? Io mi cagavo su perché là c'erano fiabe con Bosco e avevo paura, poi c'era l'eco, comunque per me sarebbe stato un terrore il campeggio. E praticamente io non camminavo mai da sola di notte per il campeggio perché avevo paura. Noi abbiamo fatto gran parte della nostra infanzia e adolescenza sempre in estate in campeggio, dove avevamo tutti i nostri amici eccetera. Allora praticamente che successe? Una di queste sere perdesti nel campeggio? No, praticamente, uscimmo, vabbè, sempre come ogni sera tutti gli amici, poi tornammo e io facevo sempre sta cosa che andavo in bagno a fare la pipì, mi facevo accompagnare sempre dall'ultima persona, mo poteva essere un maschio, lo accompagno in bagno, prego, perché avevo paura di andarci da sola perché i bagni stavano lontani dalla roulotte dove stavamo noi. Ma praticamente che successe? Che io mi dimenticai sta cosa, arrivai alla roulotte e dovevo fare la pipì e io praticamente come fai ad andare due mesi senza fare la pipì? Non sapevo cosa fare, se il pannolino, metti il pannolino, il catete, se sveglio mia sorella è peggio che di incontrare un fantasma, è meglio che una pannolina. E quindi dissi, vabbè, mo vado da sola. Comunque mi immagino la scena era raggio. Ti giuro, io col pigiamino, poi tra altre cose, era la scena tipo di un film horror. Sì. È presente quando quella film. E io nella mia mente, tutto il tragitto dalla roulotte al bagno, io sentivo quella canzone. Io. Succede, poi arrivo nel bagno, ci voleva la videocamera, sì, veramente è una scena, cioè se qualcuno mi guardava schiattava le risate. Comunque io faccio la pipì, tutto a posto, è tutto a posto, faccio la pipì, esco al bagno e mi dirigo verso la roulotte per tornare, faccio così, fatto la maratona, spesso quasi per arrivare, quando all'improvviso, ragazze, stavi quasi arrivando alla testa, mi dovete credere, la cosa più paurosa di tutta la mia vita, mi sento chiamare, però non era una voce a me familiare, era una voce che non avevo mai sentito, una voce tipo di una malaugusta. Sto mantenendo paura, ti giuro, voglio scappare, come ne scappo? No, dai, aspetta, ho paura, ti giuro, già la faccio. Comunque, raga, era una voce di una persona anziana, cioè che no, dai, smetti, ho paura, veramente. Comunque, veramente, non mi sto ricordando, proprio mi metto assai paura. Io vi dovete credere, se ce l'ho proprio il sangue e le vene, mi immobilizzai e mi è rimasto così, oddio, mi senti chiamare, no? E in questo, immaginate, un campeggio tutto buio, delle 4 di notte dove non c'è nessuno, io con un pigiama, io faceva pure freddo, mi sento chiamare, una voce che non ho mai sentito, anziana. Io cazzo, non mi giro, non avevo il coraggio, comunque non so come, mi giro proprio l'istinto, mi fa un girare. Un attimo, ti sei girato? Mi giro un istante da lontano, guarda, ti giuro. No, c'ero io? No, ti giuro, mi sto sentendo male. Vedo una sagoma da lontano,
di una vecchia, ma tipo vecchia, tipo l'Italia di Montalcino. No, no, più vecchia, quelle vecchie proprio dei crepite, con tutti i capelli bianchi, dei crepite, cioè, Comunque, no, lo sai che mi sembrava la vecchia del film, come Titanic, e comunque quella vecchia di quel film sembrava quella. Comunque mi gira la vedo da lontano. Comunque era reale, cioè era proprio vera. E teneva addosso una camicetta bianca, una sottanina tipo bianca. Ma era Titanic! Comunque non, ma guarda che era vero. Comunque io mi sono messa la paura, non lo so se. Comunque io mi girai il video, sai? Vieni, vieni, papà, vieni, vieni, vieni. Io comunque do un grido pazzesco, io. Così, tipo antifurto, così. Piglia inizia a correre come una pazza. Cado, ovviamente, cado, perché io non posso non cadere sulle pietre che quello che ha fatto tutti i video. Cado a terra, mi rialzo, convinta che questa vecchia mi stesse seguendo, però non ho il coraggio di rialzarmi. Corri. Comunque mi filo, sai, dentro l'altro, mi butto nel letto, sotto al cuscino, sotto alle coperte, chiudo dentro. E però non ho dormito tutta la notte. Oddio, sudavo freddo. Ma la cosa più brutta, dovete capire, che io non ho mai capito chi era sta vecchia. Questa vecchia veramente era una persona del campeggio. Io, una vecchia che si era svegliata, mi voleva. Immagino che lo so, avevo perso. Ma il tuo nome voi? Beh, del campeggio comunque ti conosci. Magari è una vecchia che. Ma non perché teneva la vecchia? No, ma teneva una sottanina come se era una persona che stesse dormendo, no? Non so se è una sottanina, una persona stava, meno una sottanina di quelle che ti mettono quando muori e ti. Madonna, ti giuro, fantasma! E non lo so, non so se. Poteva sia essere un fantasma, no? Se essere una vecchia che magari si era svegliata e mi voleva dire che ne so, quando hai perso la mutante, per strada e cosa avevo potuto perdere. E mi chiamava. Comunque era reale, fatto sta che era vera, io davvero l'ho vista, comunque il giorno dopo quelle risate, perché la notte la passai in bianco. Sì, perché poi quando l'hai raccontata agli altri, tutti che... Il giorno dopo io raccontai questo fatto alle mie amiche, a due mie amiche, non lo dite, lo sapeva tutto il campeggio, vabbè. E tu quando ogni volta che mi vedeva che mi sfottevi, diventai proprio la barzelletta, ovviamente, come spesso succede nella mia vita, diventai la barzelletta, mi sfottevano tutti quanti. E tutti quanti erano convinti che era stata una mia allucinazione, perché io la sera prima tipo avevo bevuto un pochino, me lo può ubriacare. Ah, tutti si ubriacate, mi rifandaci, comunque vi dovete credere. Io non capirò mai se era veramente un fantasma o una vecchia. Comunque fatto sta che io sono morta di paura. E cioè ho detto, io un fantasma, ero bianca comunque. Oddio. Mi dovete credere, io non ce la faccio. A me tutto quello che riguarda horror, sangue, fantasmi, spiriti. Ora riesci a dormire stanotte? Non lo so, ma abbracciata a pupi. Oddio, ma abbracciata a pupi. Ai cuscini, mi metto così proprio contro le pecore e i santi. No, veramente, comunque a me mi fa paura, ma pure perché i vampiri. Ah, si vede tutti i film di vampiri, io non ce la faccio, cioè basta, a me pure basta. Questo è tutto, ragazze. Vi aspettiamo nel canale di Nancy, dove Nancy adesso ci racconterà le sue esperienze paranormali. Ragazze, paura? Là dovete tremare, perché che sei una strega, lei è un fantasma, non so se è una strega o un fantasma. Comunque, le mie sono state, diciamo, anche un po' divertenti per voi, perché io mi metto paura di tutto, ma quelle di Nancy sono veramente paurose, quindi venite a vedere. Dire la verità, pure le tue sono paurose, ma io veramente ho fatto veramente giallo. E ti attende che stanotte qua sotto stanno fantasma. Andiamo, e se io sono muore.